seconda. Fabrizio, allora facciamo un saluto ai bambini delle elementari. Ciao ragazzi. Bene, il tifo naturalmente è tutto per voi. Buona gara Fabrizio Marrone e Francesco Fresu, sempre molto convincenti qui sull'isola. Ricordiamo, la grande novità di questa edizione è proprio la prima prova speciale, ovvero la prova speciale di Tula, la Erola Tula, che chi conosce il mondiale l'avrà sentito nominare più volte. Si passa proprio sui tratti più spettacolari della prova, che non manca mai nell'edizione della Rally Italia Sardegna. Andiamo in Lombardia, andiamo a Bergamo, è pronto ad arrivare. Siamo partiti veramente bene stamattina, abbiamo fatto il secondo assoluto nella prova di Alà, che è per noi un grandissimo risultato. Purtroppo però sulla prova dopo, sulla Lerno, abbiamo bucato alla fine della discesa e abbiamo fatto gli ultimi 9 km con la gomma posteriore bucata e quindi abbiamo perso tanto tempo e siamo scivolati indietro purtroppo. Thank you.
devi uscire a farti vedere. Vieni, mi dispiace, ma ti tocca. E facciamo davvero un grande applauso perché Fabrizio Guarrone e Francesco Frisu, se guardo un po' la classifica, hanno fatto anche un secondo posto dietro a Tommaso Ciuffi oggi sulla prima corta, poi c'è stata la forratura, ahimè, però il prossimo anno non ci sono scuse, vi voglio più allenati, che talento ce l'avete. Guarda, con l'occasione del Ben cercare sponsor. Ecco, infatti qua la migliore occasione, sono anche dei bei ragazzi. Ragazzi, io se potessi subito un partner per questo equipaggio marrone preso che rappresentano la Sardegna e si vogliono allenare perché talento ce l'hanno. Beh, il fan ce li avete, quindi già è una bella cosa.